benvenuti al mio nuovo tutorial. Dunque, questo tutorial parla di tunisino e in questo caso specifico io parlo di petali per fare dei fiori. Mi è stato chiesto come si fanno appunto questi petali, perché praticamente l'uncinetto tunisino si prende. Abbiamo in un altro video spiego come prendere i punti che si prendono di davanti, diciamo. Io ho fatto l'esperimento con questo e con questo uncinetto numero 2. Ma non mi è venuto molto bene, infatti, insomma, non è che sia. Poi ho fatto la prova con quest'altro filo, ma con l'uncinetto, il mio inseparabile, 1,6, numero 4. Beh, devo dire che è venuto molto meglio. Allora, vi spiego subito che cosa dovete fare. Praticamente bisogna fare un cerchio magico. Fare una prima catenella in questo modo. Ora dovete fare 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, voi mi avete chiesto, alcune di voi mi hanno chiesto come si fanno questi petali. Praticamente noi dobbiamo osservare, questo sarà il davanti del lavoro, ma noi dobbiamo osservare il retro, che è questo. Ecco, praticamente si lavora su questi archetti che si formano dietro praticamente. Quindi cominciamo a contare. Noi dobbiamo ottenere, intanto contando, prendendo il filo, scusate, prendendo, mettendo l'uncinetto qui dentro, quindi in questo archetto, e estraendo il filo, e contiamo 1. Poi facciamo di nuovo 2, poi di nuovo 3, e 6. Poi contiamo quello che abbiamo scusate, sull'uncinetto, cioè abbiamo 7 asoline, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7 catenelle, come le volete chiamare. Infine dobbiamo entrare nel cerchio magico e prendere il filo e fare una ulteriore catenella, quindi a questo punto ne avremo 8. Quindi 2, 4, 6 e 8. Ora facciamo il giro di ritorno, per chissà come si fa l'uncinetto tunisino, come si fa il giro di ritorno, lo faccio. Insomma, io vi spiego, lo spiego a chi non lo sa fare. Dunque, prendo il filo e devo passare da 2 asoline. Poi di nuovo prendo il filo e passo da 2 asoline e contiamo 2, 3. 2 asoline, 4, 2 asoline, 5, 2 asoline, 6, 2 asoline e 7. Quindi ricordatevi questo 7. E abbiamo già fatto il primo giro. Ora dobbiamo fare un aumento. Questo aumento come lo facciamo? Teniamo il filo verso il basso, prendiamolo con l'uncinetto e entriamo dentro l'asolina.
Ecco, questo è l'aumento. Quindi noi dobbiamo entrare, dobbiamo lavorare in questa asolina. Quindi facciamo una, contiamo 1, 2. Tre, quattro, cinque, sei, sette, e infine rientriamo di nuovo dentro il cerchio magico. Otto. Allora. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, più una e sono nove. Quindi ora facciamo il giro di ritorno, come abbiamo fatto prima. Quindi uno, doppio, due, e ne prendiamo due insieme e facciamo due, tre, quattro, cinque, sei, sette e 8. Ora dobbiamo fare il terzo giro, quindi facciamo un altro aumento tenendo sempre queste due asoline, le dobbiamo tenere. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 e entrando sempre nel cerchio magico 9, quindi attualmente noi ne avremo 10. Contiamo 2, 4, 6, 8 e 10. Facciamo il giro di ritorno. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, ne ho presi 3. Attenzione che 7, 8, credo che fossero 8. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, noi abbiamo fatto praticamente 1, 2 e 3. Questo è quello più alto. Quindi noi adesso dobbiamo fare una diminuzione. La diminuzione come la facciamo? Non facciamo più aumenti. Facciamo direttamente, prendiamo, vediamo se riesco a farlo più vicino ancora. Ecco, da qui prendiamo sempre il retro, l'asolina. Allora, le asoline sono queste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera, eccetera. Quindi prendiamo questa e facciamo una diminuzione come noi. Facciamo le diminuzioni o comunque chiudiamo le catenelle nell'uncinetto normale. Quindi una e due. Ecco, questa è una diminuzione. Quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e rientriamo 8. Contiamo 2, 4, 6, 8 e una 9. Quindi il giro di ritorno dovremmo averne 8. Una, due, tre, 4, 5, 6, 7 e 8.
questo punto dobbiamo fare un'altra diminuzione, quindi entriamo qui. So come farvela vedere da solina. Rifaccio un attimo l'ultimo punto. Un attimo solo che qui ho qualche problema. Allora, vediamo un po' come posso fare. Ecco. Scusate, ma a volte la videocamera se ne va un po' per i fatti suoi. Allora, abbiamo detto da qui, facciamo l'ultimo. Ecco, cerchiamo di fare questo largo in modo che riusciamo subito a individuarlo. Quindi facciamo adesso, dobbiamo fare la diminuzione. Quindi chiudiamo e poi contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ci ritroviamo nella stessa situazione di quando abbiamo cominciato, cioè ne abbiamo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nel giro di ritorno ne dobbiamo avere 7. Quindi facciamo una chiusura, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora dobbiamo chiudere tutti i punti, diciamo, perché noi adesso dobbiamo ritornare qui per fare il secondo petalo. Quindi questo lo faccio sempre stretto, lo devo fare largo, ecco così, largo così. Quindi poi prendo il punto, la solina, e chiudo. Dopo aver chiuso il primo, noi dobbiamo chiudere tutti questi punti qua, quindi chiudiamo anche questi. Non dobbiamo più lavorarli, ma li dobbiamo chiudere. Contiamo, ne abbiamo fatti 2, 3, 4, 5, 6. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Perché dobbiamo chiudere l'ultimo. Da qui dobbiamo ricominciare tutto da capo. Quindi contiamo 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Cinque e sei. Bisogna riuscire a prendere questo. Cinque, sei e sette. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi prendiamo un altro, sono 8. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi aumentiamo, quindi facciamo 1. Stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto nel primo. Ah, una cosa vi volevo dire, me la sono dimenticata. Praticamente voi dovreste, se avete difficoltà, ho finito per terra, non lo so, comunque ne prendo uno,
prendete un segno punti. Ah, ecco, è andato a finire qua. Prendete un segno punti e per individuare la parte più alta, individuare, mettete un segno punti così. Così voi sapete che avete fatto l'aumento fino a qui. E poi questa è la parte più alta, quindi da qui poi fate la diminuzione. Ora io lo faccio con l'altro che sto facendo. Per ora non mi serve. Quando mi serve lo metterò. Quindi abbiamo detto di fare un aumento. Dunque, vediamo un po'. Sì, un aumento. Quindi 1, contiamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allora, noi dovremmo avere 9, 2, 4, 6, 8 e 9. Facciamo il giro di ritorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ultimo aumento. Quindi rifacciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Stavolta 9. Questo se ne sta andando per i fatti suoi. Ecco. E 9. 2, 4, 6, 8 e 10. Cioè, quando noi contiamo saranno 9 più 1, questo, sono 10. Quello di ritorno saranno sempre 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Oh, questa è la parte più alta del petalo. Il segno punti lo mettiamo un po' dopo, almeno io faccio così, perché noi adesso dobbiamo fare la diminuzione come abbiamo fatto prima. Quindi prendiamo la solina e facciamo la nostra diminuzione. Ecco, e ora possiamo contare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8, sempre entrando qui. Quindi dovremmo averne 9, 2, 4, 6, 8, 9. Facciamo il giro di ritorno, quindi 1 e 2, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questo punto, che lo vedo meglio, metto qui il mio segno punti, in modo che posso individuare qual è appunto quello dove abbiamo fatto 9
9 catenelle, 9 punti, quindi siamo a 1 e 2, questo è quello di mezzo, quindi ne abbiamo fatto uno. Ora dobbiamo fare l'ultimo, quindi facciamo la diminuzione. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Facile, ragazzi, non è difficile. Si tratta di capire il meccanismo, ecco. Quindi se noi nel giro di andata abbiamo 2, 4, 6 e 8, nel giro di ritorno ne avremo 7. Quindi chiudiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso non ci resta che chiudere come abbiamo fatto con questo, cioè che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo appunto chiudere tutto il lato. Allora, come abbiamo detto prima, chiudiamo il lato in questo modo. Facciamo tutti i punti bassissimi di chiusura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. È molto semplice. E ricominciate da capo. Ora io per una questione di tempo chiuderò direttamente, questo lo tolgo ormai che non mi serve più, e chiuderò dunque, vediamo, ecco così, chiuderò il cerchio così vi faccio vedere l'effetto che fa. Ecco, vedete come viene? Così. Voi potete fare, allora, vi posso dire una cosa, che questi sono i petali che ho visto che vengono fatti, l'ho visto sul web, che vengono fatti per fare le orchidee. Quindi, magari poi quando imparerò a fare anche io l'orchidea, vediamo un po', vi dico come la dovete fare. Comunque, questi sono i petali. Come si devono fare e come si deve lavorare prendendo il punto proprio da dietro. Questo è il retro. E questo è davanti. Si possono fare anche tre petali, si possono sovrapporre, insomma, potete fare un po' come volete. Allora, spero che vi sia stato chiaro il video. Se avete qualche perplessità, se non so, volete qualche delucidazione, qualche. Io sono sempre disponibile. Fate qualche commento, io aspetto i vostri commenti. Mi raccomando, non lo so, iscrivetevi se vi fa piacere, mettetemi un like. Ripeto, sono sempre a vostra disposizione. Per cui adesso vi lascio e vi mando un abbraccio. E ciao, alla prossima. Ciao ciao!